Ciao da Absim! Ah, here we go again! Vi risparmio il turpiloquio, ma siamo tornati! Siamo tornati con le conferenze stampa di Maurizio Sarri. Ah, che bello! Domani c'è la partita della Juve. Domani gioca la Juve! Domani gioca la Juve! Incredibile, irrefrenabile entusiasmo, che è una novità, perché sinceramente io non avevo più questi entusiasmi fino all'anno scorso quando doveva giocare la Juventus. Anche fino a un'ora prima non mi faceva né caldo né freddo, tranne per qualche partita un po' più cruciale. Invece adesso anche Juventus-Bologna, e sì, Juventus-Bologna che non va assolutamente sottovalutata, è una partita che genera degli entusiasmi. Tra l'altro, è una partita che viene dopo la sosta, quindi forse gli entusiasmi e il carico di emotività sono anche maggiori, ed è giusto così. Sosta che è sicuramente una insidia, un pericolo, e Sarri lo ha sottolineato abbondantemente nella conferenza stampa pre-Juventus-Bologna, di cui vi parlo. Se volete leggerla integralmente, senza badare alle baggianate che vi racconto io, andate sul mio sito absin.video, dove trovate appunto già trascritta integralmente dal sottoscritto che ha trascritto la conferenza stampa integrale, se non avete potuto o voluto guardarla e ascoltarla. Io vi consiglio sempre di farlo perché le conferenze stampa di Sarri sono quasi una passione nella passione, sia quelle pre che quelle post gara, soprattutto quelle post gara dove analizza minuziosamente che cosa è successo. Da questo punto di vista, questa conferenza stampa non ha offerto grandissimi spunti di novità rispetto a dove ci eravamo lasciati, perché non è successo nulla, c'è stata la pausa nazionale, quindi Sarri ha ripreso un po' il filo del discorso rispetto a quello che avevamo già detto nelle puntate precedenti. In sostanza ha sottolineato la difficoltà della sosta, i punti di forza del Bologna, questioni legate ai moduli che la Juventus andrà ad interpretare, questioni legate ai giocatori infortunati e al loro rientro e alcune situazioni individuali come ad esempio quella di Cuadrado e quella di Rugani. Non si è parlato per esempio di turnover, non si è parlato per esempio di giocatori che devono riposare, non si è parlato di giocatori che vanno a giocare in attacco, ma d'altra parte ormai dobbiamo abituarci a questo, perché Sarri non dà mai la formazione in conferenza stampa, non solo, ma hanno rivelato ai giocatori che lui la formazione la consegna ai giocatori, la comunica ai giocatori quando stanno uscendo dall'albergo, che non è più un albergo a caso, ma è sempre sistematicamente il J-Hotel a 500 metri dall'Allianz Stadium. E quindi praticamente i giocatori vivono nell'attesa spasmodica, come noi, di conoscere la formazione se andranno in campo veramente fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara. Una formula che io trovo assolutamente vincente e favorevole. Migliore rispetto al decidere con largo anticipo, perché tiene i giocatori sulle spine, aumenta la competitività tra i giocatori, che è sempre una cosa positiva, senza esagerare, ma in questo caso non parliamo di esagerazioni, e soprattutto consente quindi di conseguenza ai giocatori di allenarsi meglio, di approcciare meglio la partita. Forse di dover anche smaltire emotivamente la delusione di non giocare per chi non gioca in minor tempo, però d'altra parte resti più vivo, resti più attivo fino a poco prima della gara, per cui veramente le tue energie psicofisiche sono al massimo, perché si considerano, ognuno dei giocatori si considera possibile titolare, allora arriva veramente fino a pochi minuti della partita con grande adrenalina, per cui se poi dovessi andare in campo non trovi mai il giocatore spaesato, il giocatore che non se l'aspettava, il giocatore che aveva già fatto i conti di starsene seduto in panchina per tutto il tempo. Ovviamente ci sono delle differenze da fare, chiaramente il terzo portiere Pinzolio, in alcuni casi anche il secondo, quando è già predeterminabile, fa storia a sé, così come fanno storia a sé giocatori come Rugani. 0 minuti, 0 minuti per Rugani in questa stagione. Se ne è parlato, Sarri ha detto una cosa che avevamo già capito: all'inizio c'era bisogno di solidità, all'inizio c'era bisogno di automatismi, di concretizzare, consolidare la difesa, perché De Ligt e Bonucci non si conoscevano. De Ligt non conosceva il calcio italiano, non conosceva la Juventus, mancava Chiellini, troppe, troppe anomalie, troppe insidie, e quindi era necessario creare una coppia titolare. Come fai a creare una coppia titolare? La fai a giocare sempre assieme. Detto questo, ha detto Sarri, una volta trovato questo, una volta consolidata questa capacità dei giocatori di avere un reparto difensivo con delle solidità, possiamo anche raggiungere quello che è un altro obiettivo stagionale importante, cioè recuperare Daniele Rugani, di cui Sarri aveva già parlato. Daniele Rugani, quindi penso che in queste 7 partite, di qui alla prossima sosta, da Juventus-Bologna alla partita contro il Milan, avrà il suo spazio, giocherà un po'. D'altra parte ci sarà spazio anche per Demiral, che ha fatto 180 minuti in questa pausa nazionale
e 90 totali in stagione con la Juventus, un Demiral che per Sarri è normalissimo, sta benissimo come di consueto. Il discorso della problematica legata alla Turchia è un problema della Federazione Turca e dell'UEFA, che ha aperto un'inchiesta, ha detto Sarri. Poi quelle che saranno le determinazioni della UEFA le commenteremo a cose fatte, per il momento non possiamo fare assolutamente nulla. Discorso Cuadrado, molto 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 interessante, molto interessante da non sottovalutare, perché è stato chiesto a Cuadrado: ma adesso che è rientrato Danilo, parentesi, Douglas Costa non ha recuperato, notizia falsa o comunque diciamo una prospettazione giornalistica ottimistica che non ha trovato riscontro nei fatti, Douglas Costa non ha recuperato, De Sciglio non ha recuperato, ottime notizie arrivano dal punto di vista medico, nel senso che stanno recuperando ma non sono ancora pienamente recuperati, hanno recuperato Danilo e Ramsey, quindi Danilo e Ramsey saranno a disposizione, non che Ramsey dovesse recuperare granché, ma doveva recuperare pure lui, intanto si è riposato e va bene così. Torna Danilo, che si fa? Cuadrado dove gioca? E allora Sarri ha risposto: io in allenamento Cuadrado continuo a farlo allenare e preparare per fare il difensore esterno, per fare il terzino. Non ho usato questo termine, ha parlato di difensore esterno. Perché? Perché tanto le qualità per attaccare ce le ha. Perché tanto se poi dovesse giocare nel corso di una partita o dal primo minuto più avanzato, non devo chiedergli nulla che lui non sappia fare. Cuadrado le qualità, le caratteristiche per attaccare, per fare l'esterno d'attacco, ce le ha sempre avute. Quello che gli manca è la fase difensiva collettiva, ma soprattutto quella individuale, che deve migliorare particolarmente, che sta migliorando anche con l'aiuto di Barzagli. Ogni tanto ha detto: fa delle scelte che non deve fare, fa degli errori che ci espongono a dei pericoli, ma sta facendo grossi passi in avanti. Pensate, Juan Cuadrado, migliorare Juan Cuadrado. Io penso che siamo all'ultima frontiera, non lo so, della preparazione vera nel calcio. Cioè Maurizio Sarri è veramente qualcosa, sarebbe capace di trasformare tutto in oro. Ma veramente, Cuadrado, eravamo totalmente totalmente rassegnati nei confronti dei limiti di Juan Cuadrado. Dite la verità, io ve ne ho parlato mesi fa, dissi: Cuadrado non è più recuperabile. Perché? Perché ha dei limiti mentali. Come fai a colmare dei gap, delle difficoltà mentali in un giocatore 31enne? Ormai si è formato, può soltanto inserire un po' di consapevolezza, un po' di esperienza, ma quelli che sono i suoi limiti resteranno tali. E invece Maurizio Sarri è capace di migliorare anche Juan Cuadrado. E ci dice anche un'altra cosa, questo che ha detto Maurizio Sarri: vi prego di fare attenzione perché sfugge ad una prima lettura, tant'è che io non me ne sono accorto mentre ascoltavo la conferenza stampa, ma mentre la trascrivevo e la rileggevo. Dire "io faccio allenare Juan Cuadrado come terzino, come difensore esterno, perché tanto le qualità per attaccare ce le ha comunque", ci dice, ci spiega a cosa servono o a cosa dovrebbero servire gli allenamenti di una squadra di calcio. A migliorare, ad accrescere, ad aggiungere, non a consolidare, non a mantenere una situazione che già è acquisita. Ora voi mi direte: beh, ma è chiaro che gli allenamenti servono a migliorare. Sì, ma c'è modo e modo di migliorare. Puoi migliorare continuando a fare quello che hai sempre fatto, provando a farlo meglio, e puoi migliorare ampliando le tue qualità, le tue caratteristiche, la tua dotazione. È questo che sta cercando di fare Sarri con Cuadrado: aumentare, allargare la dotazione tecnico-tattica di Cuadrado. Quindi capite veramente l'approfondimento nel lavoro di Maurizio Sarri, che si vede su ogni giocatore. Per quanto riguarda i moduli, non recupera Douglas Costa, va da sé che domani scenderemo in campo ancora con il 4-3-1-2, molto probabilmente. Sarri ancora una volta ha precisato che la squadra deve essere in grado di interpretare tutti e due i moduli, che saranno scelti alla bisogna e in caso di necessità, in base alle necessità, anche in base all'avversario. Questo ovviamente non significa piegarsi alle logiche dell'avversario, non significa far decidere all'avversario come giocherai tu, perché il modulo deve essere fungibile, deve essere intercambiabile. La squadra e i giocatori devono essere in grado di giocare tanto con il 4-3-3 quanto con il 4-3-1-2 e viceversa, con la base di schemi che entrano nel modulo ma non sono il modulo, perché il modulo è una cosa, gli schemi sono quelli che esegui anche in base al modulo, che però sono in qualche modo a prescindere, nel senso che i rombi, le triangolazioni, lo spostamento negli spazi senza palla sono cose che i giocatori devono saper fare a prescindere dal posizionamento di partenza, che è appunto in base al modulo, a prescindere che ci sia o meno il trequartista centrale o l'ala destra, perché poi queste sono le differenze. Avversario che
Dicevo, la difficoltà dell'avversario è forte e ve ne parlerò in un video a parte. Come gioca il Bologna? Bene, ragazzi, bene, molto bene gioca il Bologna. Ora, non c'è da necessariamente enfatizzare preventivamente come a mettere le mani avanti ogni volta che dobbiamo giocare contro chiunque, no. Bisogna riconoscere i meriti degli avversari e bisogna anche capire le difficoltà del momento. Cioè, forse sarebbe stato meglio giocare contro la SPAL subito dopo la sosta. Ovviamente prendi quello che ti capita, con tutto il rispetto anche della SPAL, però il Bologna è sicuramente un'ottima squadra. Sarri ha detto che è stata una delle migliori che ha visto, ha dei numeri impressionanti, numeri molto importanti, e bisognerà non sottovalutare questo aspetto. Non è facile giocare contro il Bologna, non è facile proprio giocare, cioè nel senso che loro fanno anche gioco, non è soltanto che si difendono, anzi tutt'altro, e ve ne parlerò, dicevo, nel video su come gioca il Bologna. Non è facile, naturalmente non sarà facile neanche vincere. Per quanto riguarda la formazione, ripeto, non ci sono assolutamente anticipazioni. Potrebbe giocare Buffon, possibile che giochi Buffon, perché comunque ci saranno delle alternanze anche per quanto riguarda appunto il portiere titolare in queste partite. D'altra parte Szczęsny ha giocato 180 minuti contro la Polonia, quindi potrebbe anche aver senso in qualche modo un'alternanza. Dimentico qualcosa che è stato detto in questa conferenza stampa. Bene, il discorso di Cuadrado, il discorso di Demiral, il discorso di Rugani, il discorso dei moduli. Non mi sembra che si sia parlato di altro di significativo, se non, vabbè, il fatto, come già detto, la difficoltà per i giocatori specifiche. Sarri ha spiegato in che cosa è difficile tornare dalla pausa nazionale, il fatto che ci sono giocatori che finiscono di giocare più tardi di altri, i giocatori che hanno giocato partite martedì fino a ieri, ha detto Sarri, ieri giovedì hanno fatto allenamenti di scarico, quindi non hanno fatto parte del gruppo perché si sono allenati a parte. Non ho ancora visto Bentancur, uno degli ultimi a rientrare, quindi è chiaro che Bentancur almeno non dovrebbe giocare, questa almeno pare che sia una certezza. Fortunatamente, ha detto, molti hanno finito di giocare domenica, quindi hanno fatto qualche allenamento in più con noi perché sono rientrati prima. E poi c'è la difficoltà mentale del contesto, tu passi da un contesto, da un modo di giocare, da degli obiettivi ad altri, per poi essere reintegrato nei precedenti nel giro di un giorno o due giorni. Questa è la difficoltà, ma ovviamente senza cercare alibi preventivi e mettere le mani avanti, si tratta semplicemente di conoscere quello che è il contesto e quella che è la situazione. Se mi è sfuggito qualche cosa, me lo dite nei commenti, naturalmente, ma potete passare, ripeto, a leggere la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri sul mio sito avsin.video, linkato in descrizione. Leggetela se vi va, commentate con l'aggiunta dei vostri spunti, delle vostre riflessioni su questo Juventus-Bologna, di cui parleremo anche stasera in live alle 22 e naturalmente domani mattina con il classico video prepartita, in cui per l'ennesima volta, e saremo a 10 su 10, sbaglierò la formazione titolare di Sarri. Tanto la sbagliano tutti, perché lui non la decide prima. C'è un ultimo allenamento, anzi forse due, da fare, soprattutto quello di oggi pomeriggio. Vi ringrazio intanto per la vostra attenzione e la vostra partecipazione. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video, se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!